Nella notte dell'11 novembre, durante il tragico evento in cui Giulia Cecchettin è stata rapita e successivamente uccisa da Filippo Turetta, il veicolo Fiat Punto Nera del 22enne ha vagato per diversi minuti attraverso le strade della zona industriale di Fossò. Secondo gli investigatori, la studentessa era presumibilmente a bordo del veicolo, in quel momento gravemente ferita, ma ancora viva. Durante questo periodo la Fiat Punto ha percorso senza una destinazione specifica le strade della zona industriale, come evidenziato da un video esaminato dal Gazzettino. La registrazione mostra il veicolo che si sposta senza uno scopo apparente. Le circostanze di questa fase saranno probabilmente chiarite una volta che Turetta tornerà in Italia, dopo essere stato arrestato in Germania dopo 6 giorni di latitanza. Gli investigatori ritengono che il giovane di 22 anni stesse cercando consapevolmente un luogo dove occultare il corpo della vittima. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona consentono di individuare questo nuovo filmato in un momento specifico legato al femminicidio. Potrebbe essere che Turetta abbia iniziato a guidare senza meta, convinto che Giulia Cecchettin fosse già deceduta. Le telecamere di sicurezza della Dior SRL, situata in via Quinta Strada, hanno registrato solo successivamente al tentativo di fuga della 22enne, la quale è riuscita ad aprire lo sportello dell'auto e a fuggire dal veicolo.